Noi abbiamo chiesto a Equitalia, e lo facciamo con questo decreto, di migliorare il rapporto con i creditori e valutare anche tra creditore e creditore. C'è chi non paga le tasse perché è un'evasione, non paga le multe perché è un evasore, e c'è chi invece non può farlo e vorrebbero farlo, ma la crisi economica non gli consente di erogare il dovuto. Quindi sono due situazioni differenti che richiedono un comportamento differente da parte dello Stato. Equitalia non potrà più andare a mettere le ganasce fiscali e quindi a bloccare per esempio le automobili dei contribuenti per debiti inferiori ai 2.000 euro se non debitamente comunicati in tempi molto lunghi rispetto a quelli applicati oggi. Oltretutto non potrà più essere iscritta ipoteca sulla prima casa per debiti inferiori ai 20.000 euro. Questo e molto altro ancora è contenuto nel decreto sviluppo approvato oggi che vuole dare le risposte più importanti ai problemi su Equitalia. Ricordiamo che lo Stato è il primo creditore in assoluto, perché deve una montagna di soldi artigiani, commercianti e imprenditori ed è il primo a non pagarle. Quindi, insomma, c'è anche un doppio peso, una doppia misura a cui noi vogliamo porre rimedio. Quindi lo slogan scelto dal governo è stop ganasce fiscali. Stop alle ganasce fiscali sicuramente e una maggiore equità, una maggiore certezza di diritto per coloro che oggi sono in difficoltà, vorrebbero ottemperare ai loro impegni, ma evidentemente non possono per motivi congiunturali.